Siamo a Agnone con Tonino, che è il mastro campanaro di Agnone, in una fase particolare della vita di tutti, no? Come sta procedendo questa riapertura dopo il lockdown? La riapertura sì, sta procedendo in maniera un po' lenta, ma è anche vero che ci sono dei buoni segnali per questo, perché è vero che il coronavirus ci ha messo un po' tutti in quarantena, ma è anche vero che il nome Marinelli non andrà in quarantena, questo di Certo. sicuro. Beh, qui sì, c'è una tradizione secolare, un Sì, fratelli adesso Armando e Pasquale. Eccolo qua, Armando. Stiamo facendo un'intervista, eccoci qua. Ne approfittiamo anche buongiorno. per chiedere qualcosa a te. Oggi è domenica, c'è anche già un discreto flusso di gente, o mi sbaglio? Beh, sinceramente siamo contenti per questo. Noi adesso stiamo facendo un po' col buon senso, stiamo andando avanti, cercando di sistemare un po' le cose. Anche il flusso turistico in una maniera un po' più corretta possibile. Naturalmente sappiamo che dipende un po' tutto da chi viene, poi dalle persone che poi vengono a visitarci. Noi ce la mettiamo tutta perché non possiamo bloccare il flusso turistico, i rapporti e le pubbliche relazioni non sono mai staccate, non sono mai Certo. finite. Abbiamo sempre avuto dei contatti frequenti anche per il futuro. Qualcuno che mi ha domandato, ma possiamo venire un gruppo di 50 persone a settembre. Se a settembre riuscirà a mettere 50 persone in un pullman, sicuramente noi saremo pronti per raccogliere 50 persone tutti insieme. Certo, Se no, se il pullman viene con 12 persone alla volta, saranno 12 persone alla volta ad essere messi. Noi oggi possiamo accogliere mezzo pullman, diciamo tutti insieme, 25 persone alla volta, rispettiamo tutte le distanze, il distanziamento sociale. E quindi se viene un gruppo di 50 persone possiamo fare due per volta. Armando, oggi che noi che siamo venuti qui di domenica a fare un giro nel museo, cosa vedremo? Cosa possiamo già vedere? Oggi la parete del giro completo, regolare, quello che si è fatto abbiamo sempre fatto, quello che è stata la nostra forza, il nostro punto di forza, quello che poi alla fine si conclude con quello che tutti cercano quando vengono qui, non tanto il museo troveranno tutte le domande che loro hanno nella mente di fare sulle campane, noi le daremo prima nel Certo. museo. Poi la ciliegina sulla torta è proprio la fonderia, che allora hanno la possibilità di entrare in fonderia e vedere questo ambiente medievale, perché è medievale non perché la costruzione sia medievale, perché è proprio la lavorazione che lo rende medievale, perché noi facciamo le campane come si facevano mille anni fa, stesse tecniche, stessi materiali. Quindi rimaniamo legati a questi mille anni di storia, non ci possiamo scollegare sicuramente, non è un'azienda che è nata 50 anni fa e può cambiare tutto il ritmo di produzione. Questo qua noi abbiamo la responsabilità di portare avanti mille anni di storia. E quindi questa la gente viene qui incuriosita proprio da questo. E li portiamo alla fine, e poi alla fine Tonino ci inizierà con un suo concerto di campane, e così porteranno nel cuore anche le vibrazioni delle nostre campane. Certo, Tonino è l'ultimo dei campanari qui a Agnone, o ce ne sono altri? Tonino è il nostro tecnico, da 60 anni lavora in fonderia, ha lavorato in fonderia, è nato pure lui nella fonderia, perché il padre già lavorava nella fonderia, il nonno lavorava nella fonderia, quindi Tonino fa parte della nostra famiglia. Diciamo che noi siamo una decina di dipendenti e familiari, quindi è tutta una famiglia, questa famiglia che lavora intorno alle campane, che ha il piacere di stare vicino alle campane, ha il piacere di suonarle, ascoltarle, e alla fine noi concludiamo il nostro ciclo di lavorazione, diciamo, per ogni campana, con la presentazione al museo di questa campana. E Certo. quando vengono i turisti è un piacere enorme, al di là di ogni altro pensiero che va al di fuori dei flussi turistici, di oggi, di tutti questi numeri che stanno facendo nel Certo. televisore, perché c'è un obiettivo oggi a fare numeri economici. Noi una persona, 10 persone, 100 persone, per noi è Si sempre la va. stessa emozione trasmettere quello che noi facciamo quotidianamente in questa fonderia a chi viene a trovarci. Benissimo. Grazie Armando. Un'ultima battuta con Tonino. Tonino,
Da quanti anni, a quanti anni hai cominciato a tirare le corde? Io ho iniziato nel 1954 fino al 59, poi c'è stata la sospensione del servizio militare per riprendere nel 62. 54, quindi avevi 26, 17 anni, hai 82. Io adesso ho 82 anni. 82 anni. Senti, e nella tua famiglia c'è ancora quindi qualcuno che si interessa a questa tradizione? Dal punto di vista letterario forse sì, però dal punto di vista pratico no, perché i miei figli fanno tutt'altro. Mia figlia è una docente all'Università di Firenze, quindi è una professoressa universitaria. Il mio figlio è a Roma in Telecom. Quanti campanili hai visto nella tua vita? Tantissime, non li ho mai contati. Agnone è la città famosa per le, sì, per le chiese anche, sì, no? Sì. Però tu hai suonato anche fuori, immagino, no? Sì. Adesso ti devo lasciare perché... Andiamo a fare il giro. Grazie, Domenico.